con Marco Beltrandi, che è anche tra i relatori di questo convegno in cui si parla di legge elettorale. Ecco, Marco, cosa ti aspetti che esca? Peraltro è stato calendarizzato, tra virgolette, questo convegno e non si pensava che proprio sarebbe finito in un momento parecchio caldo proprio per la legge elettorale, perché è recentissimo appunto il progetto di legge che ha elaborato Renzi. Beh, io mi auguro che questo convegno, per cui ringrazio l'organizzazione che mi ha invitato, riesca a riportare la questione legge elettorale su termini più razionali, più scientifici, perché la legge elettorale è una questione anche scientifica, oltre che politica, e non pasticciati. Come quelli che caratterizzano il dibattito attuale. C'è un'esigenza di superamento. Allora, il Porcellum è già stato superato dalla Consulta con una sentenza che ha delle ombre, a mio avviso, non indifferenti, soprattutto per il modo in cui ci si sarebbe arrivati. Ma il Porcellum è superato, non si vuole giustamente andare a votare con un proporzionale quasi puro e quindi c'è l'esigenza di una nuova legge. Spero che questo convegno riesca a rimettere al centro il collegio uninominale e soprattutto la necessità di avere un sistema elettorale ispirato da un modello presente e provato storicamente in altri paesi e non invece un pasticcio all'italiana con varie cose messe assieme, così come sembra stia venendo fuori. Marco, ti volevo chiedere un'opinione su, diciamo, quello che va dicendo molto in questi giorni Marco Pannella riguardo al fatto che c'è impossibilità, ci sarebbe impossibilità di andare a votare entro un anno dopo l'approvazione della nuova, di una nuova legge elettorale, facendo, appunto, citando una condanna, una sanzione dell'Europa alla Bulgaria. Il fatto stesso che ci sia stata una sanzione dimostra che quella condizione che noi abbiamo accettato ratificando una convenzione evidentemente è stata ritenuta meritevole di sanzione giuridica, quindi è vincolante. Poi il nostro dibattito fa finta che non esista il problema, ma il problema evidentemente c'è. Volevo tanto chiederti, ecco, su questa cosa, ma se entro quest'anno dovesse per qualche motivo non esserci più la maggioranza e quindi si dovesse andare per forza alle elezioni, cosa si dovrebbe fare? Ma a parte che se non c'è la maggioranza ci possono essere comunque governi di emergenza o tecnici che portano al voto. Questo si è fatto in passato per garantire i diritti dei cittadini ed avere una tornata elettorale sperabilmente legale, o meno illegale di quella che ci sarebbe, perché io ho una certa quota di legalità, tenendosi le elezioni prevedibilmente in un arco di tempo breve, penso ci sarà, temo ci sarà comunque. Grazie molto, un buon convegno.